Con il cuore pieno di gratitudine, Agatha lasciò il tempio e tornò al suo castello dorato. Non era più solo la signora del tempo, ma una custode della consapevolezza e dell'amore. Le sue stanze risuonavano ancora del ticchettio degli orologi, ma ora era in grado di ascoltarli con un nuovo significato. Il tempo non era più un vincolo, ma un dono prezioso. Quello che avete sentito è un passaggio di uno degli scritti di Diana Echtel, contenuto in una raccolta di brevi storie di speranza e comprensione. Per Giovanni Pascoli, a creare i maggiori problemi alla nostra esistenza è il fatto che spesso dimentichiamo il fanciullino che è in noi e non gli diamo più ascolto. Diviene quindi estremamente importante l'opera di quanti si adoperano per far emergere quel dimenticato aspetto della nostra vita, parlando il linguaggio dell'infanzia, andando a sollecitare con parole semplici e concetti profondi, forse solo apparentemente facili, l'emotività fanciullesca in ciascuno di noi, con azioni capaci di coinvolgere sia adulti che bambini. È il caso di Diana Echtel, che scrive e raccoglie favole del buonsenso destinate ad un pubblico di ogni età ed accompagnate dai suoi disegni, favole dell'anima, ancora non pubblicate se non in forma privata, che però fanno bene al cuore, anche se resta la domanda di fondo: c'è ancora spazio per le favole in questo mondo così arido? Forse oggi ha più senso di una volta, perché abbiamo bisogno di sognare. Senti, il sogno però ha un piccolo problema, finisce nel momento in cui si scontra con la realtà. La tua realtà però è sospesa, no? Nei tuoi racconti c'è qualcosa di sospeso. C'è un risveglio o questo risveglio invece lo sogni ancora oltre? Ma allora, forse quello che rimane sospeso è il nostro bambino interiore. Ma non viene sospeso, viene messo in pausa. E attraverso le mie favole si può rimettere, far ripartire la favola che magari abbiamo lasciato in sospeso da piccoli. Senti, c'è una costante nei disegni, che è il cuore. Come mai questa scelta, diciamo così, fuori del tempo? Guarda, mi emoziona anche dirlo, perché dove vai senza cuore? Da nessuna parte. Come è iniziata la tua passione? Ah, è iniziata un po' come una sfida, nel senso che mia sorella mi ha fatto un disegno di me e mi sono detta: se lei si dà il permesso di disegnare, mi dà il permesso pure io. Il primo disegno che ho fatto era una schifezza mai vista. E mi sono detta: ma alla fine, quando sei piccoli, non c'è il giudizio sui disegni. Disegni e basta. E allora mi sono detta: riprendiamo quella bambina e lasciamola disegnare. E pian pianino ha preso confidenza. A chi consiglieresti questi racconti? Volendo, potendo indirizzare un tuo racconto particolare a un uomo che conta, una donna che conta nel mondo, a chi lo consiglieresti? Questa è una domanda difficile. Trump, no, ovviamente, che un po' forse dovrebbe ritornare un po' a giocare, anche se sta giocando un po' a risico, però forse un po' meno. Ecco. Senti, un'ultima battuta per il tuo futuro. Ti vedi disegnatrice, scrittrice, oppure ti vedi in un mondo in cui i bambini finalmente crescono alla luce dei tuoi sentimenti? Allora, io mi vedo in un parco giochi. Quindi direi che non scelgo, perché posso cambiare tutti i giochi che voglio. Grazie. Grazie a te.